Che voi non mi chiamavate a questo modo. Beh, secondo il nostro calendario privato, sono più o meno 100 anni, approssimativamente. Tu invece non mi hai più chiamato quando Dios. Mai come adesso vi meritate questo nome. Ma se vi disturba... No, no, non mi disturba affatto. Alla fin fine credo proprio di non essere una belva. Juan, potrei chiedervi una cosa? Voi mi avevate detto che avevate avuto un pensiero buono. Quello di lasciarmi a Maria Galante, lasciandomi al dottor Faber perché mi facesse tornare da mia madre o al mio convento. Sì, l'ho pensato. Ma ora lo avete escluso completamente. Lasciamo stare, Monica. Andiamo in città adesso. Oh, no, no, così no. Io posso camminare da sola. Basterà che mi aiutiate, che mi permettiate di appoggiarmi al vostro braccio. Come vuoi. Possiamo anche bere un po' d'acqua da quel pozzo. Questo ti darà forza. In effetti ho davvero molta sete. Va bene, allora andiamo a bere tutta l'acqua che vuoi. Ah, aspetta un momento. Con una foglia di banana posso farti un bicchiere stupendo. Un bicchiere? Sì. Perché è cambiato così tanto? È come se ora fosse un altro uomo. Persino la sua faccia è diversa. Così attraente. Così simpatico. Sono in suo potere. Gli appartengo. Allo stesso modo potrebbe gettarmi in fondo ad un baratro. O avermi lasciata morire nella cabina del Lutzbel. Vivo delle sue attenzioni. Della sua pietà. Della sua misericordia. La misericordia di un uomo che aveva giurato di non avere mai più pietà. Perché? È molto fresca, quasi gelata. Ah, grazie, è deliziosa. Lassù c'è una buona locanda dove potremo mangiare. E poi faremo un giro per le botteghe. Hai bisogno di comprarti della roba. Suppongo che vorrai sceglierla tu stessa. No, non voglio niente, Juan. Non posso accettare niente. Sono io quello che decide qui. Compreremo tutto quello che è necessario. Ma davvero io non ho bisogno di niente. E se voi aveste pietà... Un'altra volta la pietà. Sì, Juan. Un'altra volta la pietà. Se voi che siete un uomo che ha sofferto ed ha amato... Come io ho sofferto ed ho amato fino ad agonizzare. Dovete avere pietà di me. Consegnatemi alle autorità da qualche parte. E lasciatemi tornare al mio convento. Ma è assurdo. Cosa ci può essere nel tuo convento che tanto ti piace? C'è pace, Juan. C'è solitudine. Silenzio. Ah, sì. Anche nel sepolcro c'è pace. E vi avevo chiesto anche come grazia di lasciarmi morire. E perché morire se non hai ancora vissuto? Ma non ti rendi conto dell'assurdità del tuo desiderio? Guardati, Monica. Guardati senza tonaca, senza vesti, senza veli neri, senza niente che ti copra per non lasciar neppure intravedere né il corpo né l'anima. Guardati bene. Quanti anni erano che non ti guardavi in uno specchio? Juan, per carità, lasciatemi. No, guardati bene. Quanti anni erano che non ti guardavi in uno specchio? In realtà mi sono guardata solo poche ore fa. E mi sono vista con questo vestito assurdo. Un vestito di donna del popolo. Sobrio, semplice. Il vestito delle donne che vivono, che amano, che guardano il cielo e sentono il bacio del sole sulla loro carne. Lasciatemi, Juan. Io voglio che tu ti guardi bene, che tu sappia la tua verità. Non vedi quanto sei bella? Che sei bella? Che sei graziosa come la tua stessa sorella? Per favore, tacete, Juan. Cerca di capire che non è un'offesa riconoscere che sei graziosa. Che sei desiderabile e bella. Per favore, Juan. Sono io che ti chiedo per favore.
Ma tu stai tremando. Forse hai paura. Di me non dovrai mai avere paura. Te l'ho detto fin dal primo momento. Da te non voglio niente, se non che tu ritrovi te stessa. Perché vuoi morire? Forse per Renato. Vi ho detto di tacere. Non puoi amarlo tanto. Ti inganni. Non è mai stato tuo. Non hai forse vissuto sempre senza di lui? Io avevo una speranza. Che poca cosa è una speranza. Pensaci bene. Renditi conto che in realtà la tua passione non esiste. È falsa. Ti ama solo alla pazzia, con disperazione. Ciò che è già stato nostro, quello che abbiamo già avuto, quello che ci hanno tolto dalle mani. Ma una speranza, un sogno. Falso, Monica, falso. Strappati una volta per tutte la benda dagli occhi dell'anima. Voi non conoscete niente di me. So molto, Monica, anche se non sembra vero. Quando ti ho conosciuta ti ho odiato. Credevo che davvero tu fossi come una statua di cera, buona solo per adornare gli altari, senza cuore, senza anima, senza sangue. No, non era uno scherzo il mio nomignolo Santa Monica. Questo ho pensato. Ma quando vidi che sotto i tuoi abiti c'era un cuore capace di soffrire e di amare, il mio odio svanì. Basta. Perché mi tormentate con queste cose, Quan? Sto cercando di curarti, di salvarti da te stessa. La tua anima è più ammalata di quanto lo è stato il tuo corpo. Io voglio che tu viva, che tu guardi il sole faccia a faccia, che tu ti senta donna completamente. E se dopo tutto questo continuerai a pensare ancora che il mondo intero si chiama Renato... Basta. Se sarà così, crederò che tu abbia ragione. Allora varrà la pena di morire. O persino che io ti uccida. Vuoi parlarmi chiaramente? Non ho capito niente delle tue mezze parole. Di quello che devi dire, è presto. Dillo subito. Ah, signore, io vi dico quello che so. Il poco che ho capito da quello che mi hanno detto. Parla, per favore. Anna era molto spaventata e mi ha parlato molto in fretta. Anna? Sì, signore, la domestica della signora Aimée, che ora è disperata. Disperata? Sì, certo, capisco. Per la sua povera sorella. No, no, non è per sua sorella, signore. È per lei. Ha molta paura del signor Renato. Ahimè, ha paura di Renato. Ma perché? E chi lo sa questo, signore? Dicono che chi la fa l'aspetti. E tu pensi che lei abbia fatto qualcosa? No, no, io non penso niente, signore. Io non sono pagato per pensare, ma solo per ripetere quello che mi hanno detto. Ti hanno pagato per venire qui a parlarmi? Oh, beh, Anna mi ha detto che la signora Ahimè le avrebbe dato molto denaro e che la metà sarebbe stata mia se mi arrischiavo a venire fino qui per riferirvi quello che mi hanno detto. Ma in definitiva ancora non mi hai detto niente. Ah, ma come no, signore? È che voi non mi state ascoltando. Vi ho già detto che la signora Sofia e la sua consuocera sono andate via da ieri e che il signor Renato non fa altro che bere, bere, senza dare retta a nessuno. Va bene, ma questo lo sapevo già da solo. E poi la signora Aimée ha molta paura e sta sempre nascosta nella camera della signora Sofia. Ho capito anche questo. Ma che parte gioco io in questa faccenda? Beh, Anna mi ha detto che la signora Aimée spera che voi siate un cavaliere. Questo certamente. E che i cavalieri difendono sempre le donne. Soprattutto se sono spagnoli, come voi, signore. Sì, Esteban. Questa è la nostra leggenda. Ma in questo caso non si tratta di una dama in pericolo, alla quale hanno semplicemente mancato di rispetto dei malandrini sconosciuti. Si tratta di una cosa tra marito e moglie, hai capito? Beh, sì, certo. Ma se voi andaste da quelle parti come in visita e distraeste il signor Renato, forse salvereste la signora Aimée, non vi pare?
E in queste cose nessuno deve intromettersi. Voi potreste arrivare là tranquillamente e... Lo farete, vero? Non lo so. La questione è molto spinosa. Anche se la bellezza di Aimee potrebbe frastornare chiunque. E quasi quasi io ci provo. Allora verrete? Verrete, signore? Sì, credo di sì. Aspetterò che finisca il calare del sole e probabilmente mi arrischierò. Allora posso dirglielo a Dana? Sì, diglielo. Dille che almeno ci proverò, Esteban. Ma che non lo sappia nessuno, signore. Nessuno. Questo è a te che lo raccomando. Che non lo sappia nessuno. E che non ti scappi una sola parola che possa compromettermi. Perché pagheresti tu per tutti. Hai capito? Perciò taci. Come i morti. Sì, sì, signore. Quan, che cosa cercate di dirmi? Niente altro che ciò che ho detto. È molto chiaro, mi sembra. Perché non ti dimentichi di Renato Dautremont? Che meriti ha? Che cosa ha fatto perché tu lo ami a quel modo? Niente. Ma in realtà nessuno fa niente perché lo amino. Si ama senza un perché. Si ama senza volerlo molte volte. Forse voi non lo sapete quando. No. Non lo so. Spazzatura. Cos'è una spazzatura? Non credo che tu abbia bisogno di chiedermelo. Spazzatura è la vita intera molte volte. E quanto è amaro pensare che non valgono niente le labbra che una volta baciavamo con ansia. Anche voi avete sofferto molto, Quan. Anche voi lottate contro i vostri ricordi. E neanche voi potete dimenticare come vorreste. Sì, è così. Ma non bisogna pensarci. Adesso andiamo fino alla città. Guarda, ecco che arriva Secondo con i miei marinai. Ah, sì, davvero, ci stanno cercando. No, non credo, ma non importa, andremo con loro. Di qui! Di qui! Li chiamate. Mi è sembrato di capire che Secondo Duclos ti è simpatico. Forse con lui la passeggiata ti sembrerà più piacevole. Ma Quan, voglio che tu ti diverta. Che impari a ridere. Che tu sia contenta. E per insegnarti a non essere infelice, non sono un buon maestro. Secondo ci ha visti ora. È simpatico, non ti pare? Sì, certo. C'è qualcosa nel suo sguardo che mi ispira fiducia. A parte i vestiti e qualche altro dettaglio, non ci perde molto paragonandolo a Renato Dautremont. Fiore e crema della nostra aristocrazia. Vi state burlando di me, vero, Quan? Perché? No, non è una burla, lo giuro. È solo il desiderio di cominciare ad insegnarti la verità sulla vita. Noi uomini ci assomigliamo troppo l'uno all'altro perché valga la pena di morire per qualcuno. È meglio che tu ti metta questo. Potresti prendere freddo. Il tempo cambia spesso in queste isole quando comincia a farsi sera. Ma adesso è mezzogiorno, no? Sì, certo, mezzogiorno. E il sole brucia come il fuoco. Per questo dobbiamo cercare subito un posto dove mangiare bene. E dove scolarci una buona bottiglia di gin. Ah, scolarci? Sì, noi due. Ah, al tuo metteremo dell'acqua ed una fogliolina di menta. Non ti succederà niente. E neppure a me. No. Beh, il peggio che può succedermi è di sbagliare rotta e... E così potremo andare a finire alle Bahamas, nello Yucatan. Ma che importa? Il mondo è uguale da tutte le parti. Stupendo e orribile.
buono e cattivo. Tutto dipende da come si guardano le cose. Sì, anche in questo hai ragione. I dettagli cambiano tutto. E persino lo stesso padre può generare un angelo come Renato Dautremont o uno scorpione come Juan del Diablo. Per favore, Juan, non continuate a dire queste cose. Era così piacevole il modo in cui parlavate prima. Voi mi chiedete di dimenticare Renato. Ed io vi supplico che anche voi lo dimentichiate. Cosa è successo? Sta andando tutto bene, signora. Beh, almeno così sembra a me. Ce ne hai messo di tempo? Beh, certo. Trovare Esteban senza che Bautista mi vedesse attraversare il cortile. Mettergli in testa quello che doveva poi riferire al signor Gracian, visto quanto è ottuso. E poi ho dovuto aspettare che tornasse dall'altra parte delle siepi. È tornato? È appena arrivato e per questo sono venuta di corsa per farvi sapere la risposta. Che cosa ha fatto Gracian quando ha ricevuto il messaggio? Cosa ha detto? Ha detto che sarebbe venuto. Meno male. Subito? Ha detto subito? No, no, signora, non può davvero venire subito. Ma ha detto che sarebbe venuto e ha dato la sua parola di cavaliere. Ma prima deve aspettare che cali il sole. Ma per questo ci vogliono ore. E questa è stata la sua risposta. Ma Esteban gli ha detto che si trattava di vita o di morte? Ma sì, signora, ma certo, a modo suo, lui. E così è tutto, pretende che io aspetti. Ma quello spagnolo ha acqua al posto del sangue o cosa? Questo non lo ha detto, signora. Però è che davvero tutti hanno un po' paura del signor Renato. Al principio, secondo Esteban, ha detto che voi eravate marito e moglie e che tra di voi non si doveva mettere nessuno. È un'idea stupida. Sarà così, ma è quello che lui ha in mente. Dopo ha detto che sarebbe venuto ad ogni modo, perché voi siete molto bella. Ha detto questo a Esteban? Quello che dovete fare adesso è di aver pazienza. Non credo che per il momento ci sia pericolo, perché il signor Renato sta ancora dormendo. L'hai visto tu? Sì, dalla finestra che hanno lasciato aperta. Hanno lasciato? Non è da solo? Ma vi ho già detto che sta dormendo e pensate che dorme con la testa sul tavolo. E il signor Noel entra e esce. Questo per voi va bene, signora? Ah, non so se va bene o meno. Ma da quale parte arriverà Gracian? Suppongo che non gli verrà in mente di passare per la porta principale. Ma certamente no, sa già che da quella parte non fanno entrare nessuno. Ma lui conosce Campo Real come le sue tasche, signora. E quando meno ve l'aspettate lo troverete qui dentro. Qui? In questa stanza? Ah, proprio no. No, è vero. No, no, no. Sarà meglio nella saletta qui di fronte, che ha due finestre e due porte. Buone per scappare via di corsa. Sì, è vero. Aspetterò qui per un po'. Poi più tardi andrò là. Sì, faremo proprio così. Ebbene sì, signora, era quello che volevo chiedervi di fare. Dalla parte di fuori della finestra che dà al secondo cortile sta aspettando Esteban. Aspettando cosa? Oh, signora mia, scusatemi, ma ho dovuto parlargli del denaro. Beh, voglio dire, insomma, sì, che... lo so. Ma qui non ho denaro. Dovrei andare fino in camera mia. Allora andiamoci, signora. Adesso non c'è pericolo. Andiamoci prima che il signor Renato si svegli. E dopo, se succede qualcosa, voi vi dimenticate di darci il denaro. Adesso taci, Anna. Non ti basta che ti ho dato la mia parola? Beh, ma Esteban non aspetta una parola, ma il denaro. E va bene. Voi non fate mai niente se non per questi maledetti soldi. Esci prima di me. E guarda se la strada è libera. Non voglio che mi veda neppure da lontano. Vai avanti senza far rumore. Senza farti vedere o sentire. Oh, sì, signora, vado. Vado avanti, sbrigati. Ah, sì, signora. Ma come siete di malumore oggi? È che mi esasperi tu. Presto sarete molto contenta, eh? Con un bel ragazzo come il signor Gracian che potrebbe persino portarvi via di qui. Ma che cosa dici? Scusate, signora.
Perché Quan se n'è andato senza di noi? Perché ha tanta fretta di arrivare a quella taverna? Beh, signora, sicuramente... Ah, sicuramente comincerà a bere subito, non è così? Non vi preoccupate per lui. Non gli succederà niente. Ma cosa può fare in un posto del genere se non ubriacarsi? Il comandante non si ubriaca mai, signora. È la verità questa? Parla solo per parlare. Ma la signora lo sa che lui è più buono del pane. Quan è buono, vero, secondo? Ah, signora. Tu pensi che sia buono? Credo che con la signora sia stato buono, no? Sì, è vero, secondo. Con me è stato molto buono. Molto buono. Mi ha curato in un modo che... Io chiedevo agli altri perché... A voi. Perché a volte mi sembra così... Così aspro, così duro che... È duro solamente quando ce n'è bisogno. Quando deve imporsi. Ma nessuno di noi potrebbe rinfacciargli di averci mandato a fare qualche cosa che lui non sia capace di fare. Meglio e più in fretta. Capisco. Per questo, al suo fianco, noi tutti ci sentiamo sicuri. Quando ordina qualcosa, lo facciamo senza neppure pensarci. Lui sa sempre quello che fa, signore. Solo là, in Martinica, quando vi portò a bordo, io... Beh, scusatemi, sto parlando più del dovuto. Vi prego di parlarmi francamente. Che mi diciate tutto quello che pensate. Tutto quello che sentite. E va bene. Quella è stata l'unica volta che non ho avuto fiducia nel comandante. Non era mai successo una cosa simile su Luzbel. Cosa volete dirmi? Il comandante non aveva mai portato a bordo una donna. Io non ero molto d'accordo e glielo dissi. Ma lui mi ordinò di non intromettermi. E naturalmente dovetti tacere. Poi voi mi chiamaste perché vi aiutassi. Io... Continuate, continuate senza timore. Ebbene, io non sapevo che il comandante si era sposato. Che voi eravate sua moglie. E il comandante sembrava pazzo. Era disperato. E adesso lo capisco. Voi eravate molto ammalata durante il viaggio di nozze. Ma adesso state bene. E noi tutti siamo molto contenti. Abbiamo persino pregato per voi, signora. Grazie, secondo. Bene, e se adesso la signora vuole che andiamo fino al villaggio e alle botteghe... E perché non andiamo subito direttamente in quel posto dove ci aspetta Quan? Alla taverna. Il tulipano azzurro? Sì. Non è una vera e propria taverna. Ah, no? È come una locanda, molto carina e molto pulita. Beh, allora andiamoci subito, secondo. Venite, signora. Sì, andiamoci subito. Certo. Oh, donna Sofia, ma quale onore. Che piacere rivedervi. In quale momento opportuno vi siete arrivata? Non sapete quanto sono contenta di non importunarvi troppo. Oh, questo mai. Ma cosa vi succede? È venuto qualcuno con voi? Sì. Catalina de Molnar. Oh, ma allora la faremo entrare immediatamente. No, no, per favore. Prima vorrei parlare io da sola con voi. Oh, come volete voi. Ma le coincidenze si susseguono. Mi stavo preparando a mandarvi un corriere speciale a Campo Real per raccomandarvi di dare una lettera per la signora de Molnar. Una lettera di Catalina? Di chi? Oh, di un certo dottor Faber che ho conosciuto nella Guadalupe non molto tempo fa. Ma vi prego, donna Sofia, accomodatevi, sedetevi. Grazie. Oh, non c'è di che. Ma ditemi il motivo della vostra visita. Oh, sono molto contento di vedervi, ma dall'espressione del vostro viso mi sembrate un po' preoccupata e inquieta. È che non sono venuta per me. Vengo per quella madre preoccupata. Ma è così personale, così riservata la faccenda che la tormenta... Riguardate sua figlia Monica, forse? Come fate a sapere? Oh, non si parla d'altro, è tutta Saint-Pierre, signora. Come se ne parla? Come si commenta? Ormai la cosa è di dominio pubblico, per disgrazia. Quando sono arrivate le prime voci, le ho prese per dei pettegolezzi, ma la verità è che non ci avrei mai creduto se non avessi ricevuto l'interessantissima lettera del dottor Faber.
Il dottor Faber scrive a proposito di... Scrive alla signora De Volnar a nome di sua figlia Monica. La ragazza pare sia gravemente ammalata. Come? Se, a quanto mi riferisce il medico, si tratta di una febbre maligna. No, non ci credo. No. Chissà che cosa avrà fatto lei con quel selvaggio di... No, il dottor Faber mi ha parlato bene di lui. Di lui? Del marito di Monica, naturalmente. Certo, mi pare d'aver capito che si tratta di un uomo di una condizione piuttosto umile. E il dottor Faber non menziona neppure il suo cognome. Non ce l'ha. Cosa? È solamente un pirata. Un arrampicatore sociale, un bandito, un poco di... Oh, scusatemi, donna Sofia, ma mi pare d'aver sentito che queste nozze sono state fatte a Campo Reale, che vostro figlio Renato ha fatto da padrino agli sposi. Sì, questo è vero. Ma mio figlio l'ha fatto per sua moglie, naturalmente. Che altro poteva fare se non accontentare, ahimè? Ma Catalina de Molnar è disperata. Allora la lettera del medico la preoccuperà ancora di più. Egli dimostra una grande sorpresa. Chiede informazioni e mi prega di mettere la lettera qui aggiunta nelle mani della signora de Molnar, che risiede a Campo Real. Per questo vi ho detto quando siete entrata che stavo per mandarvi un corriere speciale. Adesso posso far entrare donna Catalina? No, non ancora. Scusatemi, ma la verità è che ho paura che Catalina sia un po' troppo frastornata. Ma cosa dite? Beh, e anche sua figlia Monica lo è. Ah, sì? Catalina vi chiederà di fare in modo di trattenere la goletta di Juan del Diablo, di farli ritornare ad ogni costo. Ah, Dio sa fino a dove arriverà con la sua pena e con la sua disperazione di madre. E non è possibile che voi lo facciate. Ma come siete venuta a chiedermi di aiutare Catalina de Molnar e allo stesso tempo mi pregate di non ascoltare le sue suppliche? Sì, certo. Voi avete ragione, sembra tutto un controsenso. Ma anch'io sono una madre e se la nostra amicizia può darmi qualche aiuto, un po' di forza, che questa serva per fermare lo scandalo che macchierebbe mio figlio senza rimedio. A meno che... Che cosa? A meno che quell'uomo sia castigato per altri delitti. Non credo che non manchino motivi per questo. Anche ammettendo i fatti di questo sfortunato matrimonio. È un delitto essersi sposato con la signorina de Molnar? Oh, per favore, cercate di capirmi. Sì, Sofia, vi capisco. Ma ciò che voi mi chiedete è abbastanza difficile. Non si può giocare con le leggi a questo modo. Va bene, allora promettetemi... Ah, prima di chiedermi di promettervi qualcosa, prendete questa lettera. Leggetela e permettetemi di far entrare quella madre che sta aspettando. Dopo la leggeremo anche a lei. Non sei ancora stanca? Un po', ma mi sento così bene, Juan. Sembra che quella cosa che mi avete fatto bere mi abbia fatto bene. Naturalmente. A volte il bere troppo rovina, ma il poco aiuta. Ormai siamo vicini al luogo dove abbiamo lasciato la barca. È dietro a quelle rocce. Non dimenticherò mai questo pomeriggio. È così bello. Sì, è veramente bello. Saba è come un piccolo gioiello. E quanto erano belle quelle strade, e anche le case. Ci hanno servito proprio bene alla locanda. Come tu ti meriti. In quest'angolo di mondo poche volte viene una donna come te. Quelli che vivono qui sembrano davvero felici. Può anche essere. Anche se il proverbio dice... Villaggio piccolo, inferno grande. Ho la sensazione che qui non esistano né odio... né ambizione. Beh, invece ci sono anche qui. Ovunque vada, l'uomo si porta dietro il suo male. Voi pensate che gli uomini siano cattivi? Ma certo. Almeno la maggior parte. E le stesse donne non sono da meno. Alcuni sono cattivi perché soffrono, perché sono dei disgraziati e si vendicano di ciò che possono.
Per sfortuna è la verità. Altri sono degli egoisti che non vogliono soffrire per niente e per nessuno. Effettivamente. E rimangono anche quelli a cui piace il male. Quelli che godono del male che fanno e continuano a seminare amarezza ovunque vadano. Ma voi non siete cattivo, vero Quan? Non siete cattivo. Non ti posso rispondere. Sì che potete. E voglio sentire la vostra risposta. Voi avete sofferto molto da bambino, vero Quan? Preferisco non parlare di questo. Te l'avevo già chiesto. Vi fa ancora male? La vostra infanzia, la vostra adolescenza. È stato qualcosa di troppo crudele, come dite voi di solito. E non volete ricordarlo? Lo ricordo fin troppo bene. Credo di essermene ricordato ogni giorno, meno oggi. Perché no? Non so perché, ma mi sono sentito molto bene. Dimenticare fa bene. In effetti, avete un'espressione così soave, così serena. Io sono sicura che voi avete sofferto davvero tanto. Ho sempre pensato che la vostra simpatia e la vostra comprensione per Colibrì era per questo. Una triste storia somigliante alla vostra. No, la mia è stata peggiore. I colpi e i maltrattamenti di Colibrì non hanno superato il suo corpo. E voi avete sofferto anche di più? Avete sofferto anche nell'anima? Sì, indubbiamente. Perché eravate più ribelle, più forte. Perché eravate anche molto più orgoglioso. Sicuramente perché avevate un'altra intelligenza. Perché pensavate più profondamente. E per tutto quanto sapevo. Scusatemi se ve lo chiedo, ma prima avete fatto un'allusione così strana. Avete detto una cosa che non so se aveva una seconda intenzione. Forse non dovevo chiedervelo. È stata un'allusione a voi e a Renato. Sì, lo so. È qualcosa di cui non parlo mai. Ma avete detto una cosa veramente sconcertante. Avete detto che lo stesso padre può generare due uomini tanto diversi quali siete voi e Renato. Mi sembra tutto molto chiaro, ma non oso capire. Voglio dire, non oso credere a ciò che sto pensando. Allora credeteci. Ma come, voi e Renato siete... Devo pensare che voi e Renato siete fratelli. È meglio lasciar perdere. Non è nel mio carattere sapere le cose a metà. Voi e Renato d'Autremont siete fratelli. Allora voi siete figlio di... Di nessuno. Non continuate a farmi domande, Monica. Non buttiamo via questo giorno così luminoso, questo giorno così bello. Io sono solamente Quan senza cognome. Quan del diablo. O Quan de Dios. Come mi avete chiamato alcune volte. Il tuo denaro. E danne la metà a quell'asino che secondo te sta aspettando là fuori. Grazie, signora. Ma però siete molto cattiva. Cosa dici? Date dell'asino al povero Esteban dopo che vi è servito così bene. Suppongo che non gli importi come lo chiamo. Gli basta solo ricevere il mio denaro. Daglielo e adesso lasciami in pace. Vattene. E chiudi la porta. Ma voi volete rimanere qui, signora? Beh, credo di averne il diritto. Inoltre odio quella stanza di Donna Sofia, perché tutto puzza di tarme. Ah, certo. Lì c'è ogni cosa dei bei tempi di Donna Sofia. Ma se arriva qui all'improvviso il signor Renato... Beh, che venga pure. Adesso non vi importa più. È a te che non deve importare ciò che io penso. Vattene una volta per tutte, Anna. Sì, certo, me ne vado, è di volata. Perché al momento dei calci preferisco essere lontana. I calci toccheranno a te se continui a infastidirmi, hai capito? Oh, signora, e come? Se non c'è nessuno che possa capirvi. Non fate altro che insultarmi.
Non vale la pena di stare al vostro fianco a prendersi gli spaventi per voi. Mi sembra di non poter respirare. Allora vattene. Respira quanto ne hai voglia. Ma cerca di stare attenta e di vedere bene da che parte entra Gracián de la Fuente. Non devi portarlo nel salottino di Donna Sofia. Fallo passare da questa finestra. Caspita, adesso capisco. Vieni con lui, Anna, e rimani a curare che non ci sorprenda nessuno. Va bene, signora, se volete davvero così. E avvisami di tutto quello che succede nella casa. Chissà come può una sola persona fare tutte le cose che volete voi. Come si può? Guarda un po' come sono combinata. Questi capelli. E queste occhiaie. Tutto per colpa di Renato. Ma me la pagherà. Me la pagherà molto cara. Così saprà quello che io sono capace di fare. Gracián de la Fuente. Io farò in modo che mi difenda sino alla morte. Stiamo già salpando. Monica, andiamo a salutare Sabato alla coperta. Sì, certo, ma... suppongo che voi eravate impazzito quando avete ordinato di comprare tutto questo. Beh, spero che Segundo abbia indovinato i tuoi gusti. Segundo? Ma quando li ha comprati? Hai ragione. Ti ho appena detto una piccola bugia. E non mi sono ricordato che avevo lasciato Segundo con te. Ho comprato tutto io quando sono passato dal tulipano azzurro. E ho ordinato ad Aghia di portarli senza che tu te ne accorgessi. Che assurdità, quante cose, Juan. Ma l'importante è che ti piacciono, naturalmente. Certo che mi piacciono. Inoltre sono cose molto lussuose, bluse di seta e insomma... Il meglio che c'era nei negozi di Saba. Non è la roba che hai l'abitudine di portare, certo, ma non ne ho trovata altra. Juan, non era necessario che voi spendeste i vostri soldi per questo. È assurdo che voi mi obblighiate ad accettare tanti regali. È il minimo che posso fare. Vestiti. Visto che ti ho accettata come moglie, non ti pare? Ma è il colmo. Juan, io non posso accettare niente di tutto questo. Perché tu lo accettassi l'ho comprato senza consultarti prima. Ma se però non ti sembra giusto... Certo che mi sembra giusto. Non sono molto abituata al lusso, Juan. Tutto il contrario. Ti prego di accettare i miei regali e che li usi liberamente. Sono sicuro che ti devono stare molto bene. Meglio del tuo eterno vestito nero. E adesso vieni con me. Andiamo insieme a guardare l'isola di Saba per l'ultima volta. Ma siamo già tanto lontani. E Luzbel vola con questo vento. Vorrei baciare questa terra così bella. Ne vedrai delle altre che forse ti piaceranno di più. Davvero? Dove andiamo, Juan? Verso il sud.
Verso il sud, timoniere! Eccellenza, mi rivolgo a voi invece di farlo direttamente alla signora Catalina de Molnar, trattandosi di una questione delicata e grave, in cui mi sentirei di peccare di indiscrezione. Unita a queste righe c'è una lettera che vi prego di porre nelle mani di questa dama, esaudendo così la supplica di sua figlia Monica, che giunse a queste coste su una goletta denominata Lutzbel. In condizioni di salute molto gravi. Oh, figlia mia. Oh, vi prego di calmarvi. Vi ho già detto prima di cominciare a leggere che verso la fine le notizie sono molto buone. Oddio. Oh. Avanti, calmatevi, calmatevi. E continuate ad ascoltarmi. Non c'è alcun motivo perché voi vi disperiate. Dunque, mi sembrò straordinaria la presenza in una nave come quella di una... di una dama come la giovane signora de Molnar, la cui distinzione e bellezza formavano un duro contrasto con la povertà dell'ambiente, con l'incomodità e la piccolezza della cabina, e fui tentato immediatamente di rendere nota la cosa alle autorità. E chissà, questo è ciò che avrei dovuto fare. Figlio. Ma lo stato della malata era troppo delicato per permettermi di fare altro che salvare la sua vita. E a questo mi misi con il maggiore impegno, anche se con pochissime speranze. Oh, Monica, Monica, cara. Mi avevano detto, quando erano venuti a cercarmi, che si trattava della moglie del comandante della goletta, un giovanotto rude e sgarbato al quale offrii subito di trasferirla nel buon ospedale che abbiamo qui. Lui si rifiutò in modo perentorio, guadagnando così la mia immediata antipatia. Ma dopo devo confessare che il suo atteggiamento modificò le mie idee precedenti. Come? Ma che cosa dite? Continuate ad ascoltarmi. Scusate. Si mostrò con lei sollecito, affettuoso e attento, non risparmiando in denaro né sforzi per offrirle ogni comodità. E non si separò un solo istante dal suo capezzale, mentre la vita della sua giovane sposa era in pericolo. Ma tutto ciò è incredibile. Dice davvero tutto questo? Sì, e voi stessa potete leggerla. E c'è dell'altro ancora. Lei mi pregò solamente di scrivere alla signora de Molnar per tranquillizzarla riguardo al suo stato di salute e della sua sorte. E... Ma solo questo? Non ha chiesto nient'altro mia figlia? Oh, lasciatemi continuare. Voglio dire tuttavia che qualcosa di molto strano successe fra quella coppia disuguale. Deciso a non abbandonare una compatriota in una situazione così critica, volli abusare della mia influenza chiedendo a Sua Eccellenza il governatore della Guadalupe, per caso di passaggio a Maria Galante, di usare tutta la sua autorità per farli sbarcare e costringerli a passare qualche giorno a terra. Ma qualcuno deve aver avvisato il comandante del Lutzbel. E se ne sono andati? Sì, se ne sono andati. Se ne sono andati? Oh, quel medico è riuscito a... Un momento. La goletta levò l'ancora al più presto, intraprendendo così una fuga immediata. Oh, signore. Invano cercammo di fermarla comunicando per telegrafo con le isole vicine. Ci dissero solo che avevano messo la prua a nord-ovest, approfittando del buon vento per svanire nel nulla. Ma no, non è possibile. Non ho né l'autorità né i mezzi per fare niente di più di quello che ho già fatto. Se volete, se potete fare qualcosa per lei, io sono incondizionatamente a vostra disposizione. Dottor Alessandro Faber, direttore generale dell'ospedale di Granburg, di Maria Galante, Antille Francesi. Ma è necessario inseguirli. È necessario fermare quella nave. È necessario salvare mia figlia. Oh, signor governatore, voi potete dare ordini contro di lui. Fate in modo che li trattengano al primo porto. Non so fino a che punto, signora de Molnar. E niente di ciò che dice questa lettera c'è un motivo per trattenere qualcuno. Tutti sappiamo che vostra figlia ha accettato liberamente quell'uomo per marito. Almeno è quello che vi è parso di capire. Le nozze sono state fatte a Campo Real e voi stessa avete acconsentito. Comprendo che per una madre
Deve essere un'acuta sofferenza, un'unione disuguale. Ma non essendoci delitto... Non potreste trovarlo mettendo sottosopra anche gli archivi del porto? Non so, ma non credo che manchino dei delitti a Juan del Diablo. Se voi poteste farlo fermare senza menzionare assolutamente alla faccenda delle nozze... O anche menzionandolo, se sarà necessario. È la vita di mia figlia quella che è in gioco. Non credo che voi dobbiate ostinarvi a toccare questo punto, Catalina. Io farò qualsiasi cosa, pur di salvare Monica. Ma insomma, perché non pensate anche a salvare Amy? Ho già pensato troppo a lei. E il mio castigo è stato questo. Beh, ora per favore... Ah, Ernesto, fate cercare assolutamente tutti i dati inerenti alla goletta Luthbel e il suo comandante. E tornate quanto prima e portatemeli personalmente, eh? Cercherete un'altra accusa, allora? Allora salverete mia figlia. Beh, sto cercando una formula legale per accontentarvi senza commettere apertamente un'ingiustizia, signora. Salvate mia figlia in qualunque modo, signor governatore. Beh, in qualunque modo no. Mio figlio Renato è la vittima innocente di tutto questo. E non voglio che continui a esserlo. Fate quello che potete, governatore, senza menzionare il nome di mio figlio. Perché allora mi metterò io contro tutti, solo per difendere lui. Come? Voi qui? So già che non ero io chi aspettavate, neppure chi avete mandato a chiamare. È che io... Avete fatto chiamare mio fratello Gracian. Scusatemi se ho preso il suo posto. Per favore, vi assicuro che non capisco cosa dite. Capite fin troppo bene. Sono perfettamente a conoscenza di tutto. Ve l'ha detto Gracian? L'ho saputo senza che lui me lo dicesse. Ho sentito una conversazione che mi ha dato la chiave della vicenda. Naturalmente l'ho obbligato ad essere sincero. Ma Marcos, è che io... Voi avete fatto chiamare Gracian dicendo che eravate in pericolo di morte, chiedendolo il suo aiuto come cavaliere e pregandolo di proteggervi da Renato. No, io non ho mandato a dire questo. Deve esserci stato un equivoco, un errore. No, non c'è errore, signora. Ma Gracian non doveva venire all'appuntamento. Per questo gliel'ho impedito in modo perentorio. Cosa volete dire? Abbiamo avuto una discussione abbastanza violenta. Ma le regole di condotta di un cavaliere non sono solo di proteggere una dama che si crede in pericolo. Ci sono altri aspetti. La lealtà per un amico. Così voi siete dalla parte di Renato? Ah, ho capito. Anche Renato soffre troppo per non meritare la vostra compassione. E voi siete sua moglie, la sua legittima moglie. Lo sono. Per mia sfortuna. E sfortuna avete detto. Naturalmente. Renato ormai non è più l'uomo con il quale mi sono sposata. Si è trasformato in uno zotico, in un barbaro. Mi tiranneggia e mi maltratta. Scusatemi, Amy, ma non credo proprio a quanto voi mi dite. Perché non ci credete? Perché vi sto guardando. Così bella, così attraente e così seducente come sempre. Non gradisco la vostra galanteria. Mi state dando della bugiarda, mi pare. No, voglio solo mettere le cose in chiaro. E vedo che in questo istante non vi sta accadendo niente, mentre il povero Renato... Il povero Renato cosa? Se lo vedete ora, distrutto, ubriaco, spregevole. L'ho appena visto all'entrata principale della fattoria. Non c'è bisogno di guardarlo per misurare la sua sofferenza, i suoi dubbi, la sua angoscia. E voi osate dare a me la colpa di tutto questo? Non do la colpa a nessuno perché non giudico né assolvo nessuno.
Volevo solamente pregarvi di non obbligare mio fratello Gracian a intervenire in una questione così personale come la vostra. Obbligandolo voi a rifiutarmi tutto il suo aiuto e tutta la sua protezione. Qualsiasi intromissione sarebbe inutile. Renato vi vuole troppo bene perché non mi importi cosa sarà di voi. Ma se solo pensaste un po' anche a lui. Mi vuole troppo bene. Sì, con tutta la sua anima è così. E per questa ragione vi darò un consiglio, anche se voi non vorrete darmi retta. Avvicinatevi a lui, ahimè, senza paura, se siete innocente. Ma naturale che sono innocente. Che cosa credete? Dimostratelo a lui. Liberatelo dal tormento di quel dubbio che lo sta facendo impazzire. Salvatevi voi stessa per l'unica strada che vi è possibile. Quella della verità. Quella della completa sincerità. E se io non potessi prendere quella strada? Non si può confessare sempre tutto a un marito. Quando si arriva al punto in cui siete arrivati voi, uno si gioca il tutto per tutto. Se non potete dimostrare che siete innocente, fuggite di me. Fuggite da questa casa. Era per questo che chiedevate l'aiuto di Graziano? No, non era per questo. Anzi, mi pento d'essermi fidata di lui. È un cattivo cavaliere. È un codardo. Non è così. Mi è costato davvero tanto obbligarlo a restare a casa. Abbiamo combattuto come nemici, come non avevamo mai litigato. Ma cosa state dicendo? Avete fatto questo? Sì. Abbiamo dovuto combattere. Per sfortuna io sono stato il più forte. È davvero il colmo. Ho fatto ciò che mi ordinava la mia coscienza. Seguite il mio consiglio, che sono sicuro che è ciò che vi ordina la vostra. Marcos, non ve ne andate. Scusatemi, ahimè. Vi prego di dimenticarvi dei fratelli della Fuente. Con permesso. Marcos della Fuente. Un giorno o l'altro mi pagherai tutto questo. Aghia! Aghia! Non sono Aghia. Scusatemi, non pensavo che foste voi quello al timone. Per questo mi sono azzardata. Beh, ho sentito dire che è vietato parlare al timoniere, ma... Sì, è proibito parlare al timoniere, chiunque esso sia. Ed è lo stesso disubbidire all'ordine dell'uno o dell'altro. Beh, ma io non volevo disubbidire a nessun ordine. Ma Colibri mi ha detto che il timoniere Aghia si è fatto male a una mano seriamente. Sono venuta a trovarla solamente per mettergli una benda o qualcos'altro. Che timoniere fortunato. Fortunato perché si è ferito? No, fortunato perché ha qualcuno che si occupa di lui. Se a voi sembra un male. No, al contrario, mi sembra una bella cosa. Ma ho già detto a Segundo di curarlo e di fargli una medicazione e di dargli una buona razione di gin e un po' di tempo libero per farlo riposare a lungo. Così avete preso voi il suo posto? L'avrei dovuto prendere in ogni caso. È il mio turno. Ma come? Anche il comandante deve avere un turno fisso. Fuorché nel comandare, siamo tutti uguali, Solluzber. Se vuoi vedere Kia, puoi scendere sotto coperta. Ma credo che adesso sia proprio addormentato. Allora lo vedrò in un altro momento. I miei servigi sono di troppo, visto che voi vi occupate di tutto. Non c'è niente da fare. Qui il comandante deve fare di tutto. Medico e curante, giudice e carnefice, confessore e infermiere. È uno che non deve parlare quando è al timone, vero? Me ne vado allora. No, no, no. Ma se ti piace, resta pure. Ma così sarei di cattivo esempio e se tutti sono uguali su Luzbel? Beh, eravamo tutti uguali. Adesso le cose sono cambiate. I regolamenti hanno subito qualche scompiglio. Nessuno si occupa davvero di quello che dovrebbe.
C'è come una sorda anarchia che aleggia in giro. E questo perché? Vi ho fatto una domanda, Quan. Perché? Perché? Perché il padrone ha mancato la consegna marinaia. Perché c'è una donna su Lutzberg. Una donna? Io per caso. Sei una donna, mi sembra. Su, non fare così, è uno scherzo. Io non credo a queste stupidaggini. Inoltre, Lutzberg sa navigare contro tutti i venti, ma... Ma? Ci sono mille superstizioni su queste cose. In genere si pensa che le barche di cabotaggio attirino su di sé la cattiva sorte quando hanno a bordo un passeggero. E per questo si ha l'abitudine di dare un qualche incarico a tutti quelli che si imbarcano, anche se solo occasionalmente. Beh, se è tutto qui, sono pronta a qualsiasi cosa. Davvero? Ti azzarderesti a portare il timone? Addirittura una cosa così mi sembra la cosa più difficile. No, non lo credere. Avvicinati. Mettiti qui. Qui al mio posto. Così. Adesso prendi il timone con tutte e due le mani. È molto dolce quando il mare è buono. Ti basterà far girare questa ruota da un lato o dall'altro, perché la nave cambi rotta. Proprio così. Molto bene. Naturalmente bisogna mantenere la rotta indicata. A ricordare dove sono le secche, i banchi, qualsiasi cosa in cui si possa urtare o semplicemente incagliarsi. Bisogna anche guardare le vele. Dipendiamo dal vento. Se si rifiuta di soffiare, possiamo trascorrere intere settimane a guardarci tutti in faccia. E da dove si vede la terra? Da nessuna parte. La terra è molto lontana. Perché abbiamo lasciato così presto l'isola di Saba? Perché fermarci esponendoci a... A cosa? Avete cambiato rotta? Sì, adesso sono stato io. A sinistra? Sì. Proseguendo in questa direzione arriveremo a San Cristobal, dove abbiamo finalmente una città con almeno 10.000 abitanti.